Oh, ragazze e ragazze, mamma mia che c'è voluto. Che c'è voluto. Allora, vi prometto che non uso più il Roland. Lo prendo, lo butto. Non avete proprio idea. Io odio la Roland. Mi ha fatto il cosiddetto scam. Mi ha imbrogliato questo aggeggio che fa schifo. Non riesco a gestire due telecamere. La qualità è davvero pessima. Sapete che c'è di nuovo? Adesso utilizzo l'applicazione di YouTube, che forse è la soluzione migliore, così almeno non si interromperà. Ho fatto troppe volte al lupo al lupo e quindi adesso giustamente non mi seguite, perché dite questo, mi fa cadere, non mi fa vedere nulla. Allora, vi vedo, siete già tre di voi, benvenuti ragazzi, ciao Francesco. Allora, il motivo di questo live è molto semplice. Ovviamente voi in Italia siete chiusi in casa per ovvi motivi, anche noi qua incominciamo a stare chiusi in casa e ho visto che molti di voi si sono cimentati nella pizza fatta in casa ieri ed oggi. Moltissimi non hanno esperienza, hanno cercato ricette in giro, sono arrivati anche sul mio canale per cercare un po' di capire come fare la pizza. E quindi ho detto perché non rispolverare il mio vecchio classico, cioè la pizza, quella fatta nel forno di casa, quella con il metodo combo in pratica, quindi la pizza cotta in parte sulla padella e in parte cotta nel forno. Allora, utilizzerò adesso questo piccolo gimbal per farvi vedere, questo chiudiamo che se non si seccano, ci sono sempre io. Allora, questo qui è il forno. Poi dopo mi aiuterà mia figlia Alice, la cameraman, quando dovrò infornare. E vedete qua che cosa ho fatto? Ho utilizzato, diversamente dal solito, dell'alluminio per creare una sorta di ambiente ancora più caldo. Per favore, mi prendi il termometro così misuriamo la temperatura. Grazie, grazie, grazie. È una perfetta assistente. Allora, vedete qua, insomma, siamo intorno. Non so se riuscite a vedere 2,50, dipende da dove colpisco. Non è tantissimo, ma a questo punto non ci interessa perché andremo a cuocere. In realtà ci sono sempre qua, utilizzando il grill. Allora, ecco qua. Vediamo un po'. Ari, ciao a tutti quelli che si sono ricollegati. Do you turn on just resistance? Yes, Felipe. I'm gonna show how to make it. Una volta fermato di mano il contenitore, ha messo un velo d'olio. No, io non metto olio, no, 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 no. Si attaccheranno sempre, ragazzi, soprattutto se poi si allargano, è normale che si attacchino. Allora, nel frattempo, non so, spero riusciate a vedere per bene. Facciamo una cosa, assistente, per cortesia, mi puoi aiutare? Anzi, facciamo una cosa, assistente, guarda, facciamo così. Facciamo così e giriamo questa. Ecco qua, vedete, parte la. Ecco qua. Assistente, hai il potere di utilizzare il gimbal. E questo? Ok? Eccolo qua. Allora adesso utilizza il tuo potere come non mai. Allora, vieni, avvicinati, Ok. fai vedere. I panetti si attaccano perché è normale che si allarghino, no? E quindi si vanno ad attaccare. Ma l'importante è utilizzare la spatola per riuscire a staccarli. In questo caso ho fatto lo staglio stamattina intorno a mezzogiorno. Mezzogiorno. Salutato. Ciao ragazzi, mi salutate 9 ore fa, quindi per questo che non si è. Inquadra qui per favore. Ok. Ok, un assistente davvero particolare oggi. Ne sono stati Allora, vedi, invitati. vedi, 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 devi inquadrare qua, ok? Allora, io faccio fare questo bagnetto nella farina. Vedete, non lascio però la farina accumuli come fanno in pizzeria, perché così è più semplice, no? Per chi non ha la praticità e non vuole sporcare. Stai riprendendo bene qui? Domande. Cosa? Domande. Domande, domande. Ragazzi, rispondo alle vostre domande. Fatemi. Qualcuno ha detto proprio il metodo che voglio provare, Ok, grazie. allora, la cosa importante, quando prendete il panetto, dovete cercare di ricompattarlo come sto facendo. Vedete, ho le mani così e lo ricompattate in modo tale che
che ritorni ad essere tondo, ok? Ora lasciamolo qui nel frattempo, inquadriamo la padella, vediamo la temperatura della padella, che forse è bassina, 229 gradi, ok? Alziamo un pochino, ok? Ricordate che non deve arrivare oltre i 280-290, è di fondamentale importanza perché il... Tienila. Io? Certo, tu la devi tenere, non io. Perché il teflon diventa tossico oltre i 310-320 gradi, ok? Allora, vedete domanda qua c'è importante. Domanda importante, qualcuno era usare solo farina. Farina Manitoba? No, farina Manitoba no, ragazzi, è troppo forte. Poi quando dovrete stendere la pizza, tornerò indietro. Allora, vedete come faccio? Parto dal centro, spingo, ok? E spingo verso i bordi della pizza, il cornicione. Complimenti all'assistente. L'assistente ringrazia, che dici? Grazie. Assistente ringrazia. Si sente, stai riprendendo bene, magari allontanati, se no vedono soltanto parte delle mani, che non sono poi particolarmente affascinanti. Ma quello che vedo io lo vedo anche loro. Sì, quello che vedi tu lo vedono anche loro. Allora. Ok, perfetto. Allora. So cosa sto facendo. Vedete cosa sto facendo? Parto e non schiaccio mai il cornicione. Quindi faccio così, giro la pizza e continuo. Ok, ora la pizza ha una certa dimensione. Ora, in tanti chiedono, me la so stendere, devo usare il mattarello, devo usare il mattarello, come devo fare? Dico, no ragazzi, non usate il mattarello, non è necessario, rimani qui, inquadra la pizza sempre, sì. Vi basta usare questo. Questa è una scodella, una bellissima scodella d'acciaio, acciaio inox 1810. Prendete la vostra pizza, ok? Magari mettete un pochino di farina, in questo modo qua, ok? Prendete la pizza, la mettete qui. Qualcuno ti ha chiesto preferisci la farina O o doppio O? La farina 0 o doppio 0? Sì. Ma dipende, ragazzi. Qua purtroppo non è che ci sia tanta differenza. Allora, vedete, l'ho messa qui sopra perché in questo modo riesco ad allargarla. Assistente, stai inquadrando bene le dita qui? Sì, okay. Vedo il tuo dito lì. Ok, vedi? E senza schiacciare il cornicione, tiro la pizza, giro questo, guardate. Non c'è l'inglese, non stanno capendo. Ok, I'm going to make a summary for my English speaking friends. So guys, what I did was taking the dough, the pizza bowl, and I stretched it. Now I'm using a bowl to stretch it in order to have a perfect disc, okay? No risk, I'm not breaking anything, as you can see, okay? And I have to cover, I'm gonna cover the full bowl, okay? So, quindi ragazzi, bisogna coprire la scodella interamente. Ora faccio scivolare la scodella. Assistente, ci sei? Sì. Ok, con il termometro andiamo a misurare la temperatura qui. Vediamo. 240. Non è proprio il... non è top, non ma è... va bene così. Ok. Alziamo un pochino, non fa niente, dai, non la voglio far venire bruciata. Allora, inquadra me che prendo la pizza. Posso dire una cosa? Sì, sì. Tutte le persone che dicono tipo bravo assistente, si sente molto brava, vi ringrazio tanto. Vedi? Stai facendo breccia nei loro cuori. Allora, stai guardando come la sto prendendo la pizza, ragazzi? Si vede. Ecco, non la sto schiacciando, la sto prendendo da sotto. È come un vestitino. Ecco qua. Adesso seguimi con la pizza. Magia delle magie. Ma chi è dentro? E voilà. Ok. Ora la pizza qui sta cuocendo, vedete adesso non sto usando nessun coperchio, inquadra bene, andiamo qua invece adesso, allora, e adesso qua sono su 200, ok? Adesso giro e vedete qua sono su grill, adesso giro qui, ok? E comincio ad alzare in modo tale che la lucina qui, come vedete, sia accesa e come vedete il grill è acceso, ok? Poi dopo ci ritorno
quando ho aggiunto il pomodoro per mettere quasi quasi su massimo, ok? Alice inquadra bene qui. Certo. Allora, guardate nel frattempo che cosa sta succedendo sotto. Assistente. Ecco qua, sotto incomincia a cuocere. Okay. E lo notate anche dalle bollicine che ci sono qui, ok? Allora, adesso prendo pomodoro. Domanda. Possiamo usare altri tipi di padelle? Devono essere per forza antiaderenti. Sì. Grazie mille, assistente. Sì, è importante avere questa padella antiaderente perché in questo modo non bisogna mettere olio sul fondo, basta riscaldarla. Però basta fare attenzione, ragazzi, non è necessario portarla a temperature enormi. Grazie. Anche perché la conducibilità del metallo è sicuramente superiore a quella della pietra. Allora, ecco qua, allora ragazzi, vi porto di nuovo qui al forno. Forno, allora mettiamo quasi su massimo, quasi, perché questo qua si riscalderà, guardate com'è rosso, ma nel tempo di un niente. Quindi ritorniamo qui alla pizza. Ragazzi, adesso bisogna fare più in fretta che mai. Allora, bisogna prendere la mozzarella, ok? Ci siamo? Vai Alice, riprendi bene. Ok, su. Sì, non troppo vicino, sennò mi sciogli il cellulare. Ok, prendiamo poi complimenti del basilico. Basilico, prendiamo. Sei una grande, tu l'assistente. Ecco qua, un po' di misto di parmigiano e pecorino, sapete che mi piace tanto. Poi rinquadra qui, a lei non piace, è puzza per lei e quindi si è scostata e sta per indossare una mascherina. Ci siamo ragazzi, rimani qui, lo so che ti fa schifo Alice, ma bisogna sacrificarsi. Hanno detto che sei un grande. Ma ragazzi, siete voi dei grandi. E adesso sto aprendo il forno. Tu mi segui, mi stai seguendo? Sì. Seguimi. Ecco qua. Ci sei? Sì. Ecco qua. Adesso mettiamo che è caduto un po' di olio. Ok? Vedete che dobbiamo metterlo quasi su massimo perché si era spenta. Ok? Allora. Non inquadrare me, inquadra il forno, dove vai? Inquadra il forno! Inquadra il forno, guardate, allora è ancora acceso. Bene Alice, attenzione. E qui c'è un altro cellulare. Ok, inquadra bene, mettiamolo a posto, ecco qua, vedi? Siamo. Ok, io non so se state contando, perché qua devo. Attenzione al gimbal! Non me lo distruggere! Ok, io nel frattempo comincio a prendere il piatto. È salvato. Ragazzi, io sento un profumo che fa paura qua, sta. Io sento un profumo strano, Qualcuno ti ha chiesto che forno da gas esterno consigli. Forno da gas esterno, ragazzi, da gas esterno. Beh, se avete la possibilità di comprare un bel passione. C'è una domanda per me. Vai, assistente, rispondi. La mia pizza preferita. La mia pizza preferita è la margherita. Ok. Che grande assistente che hai. Fammi vedere qua, sto già su. Ok. Dai. Vediamo un po' che succede. Scusa. Allora, nel frattempo leggiamo un po' di domande. Tutte parlano di me qua, sì. Certo, scusami assistente, è normale. Allora. Ragazzi, rispondo a tutte le domande. Il classico non si batte. Adesso c'è davvero l'ansia. Attenzione, inquadra la pizza. Madonna mia, guarda qua che sta succedendo. Guarda che sta su. Ragazzi, io non ho parole. C'è una domanda importante. E adesso la vorrei finire questa pizza e quindi la alzo. Ti hanno ringraziato. A chi hanno ringraziato? A te? A te. A me? Grazie a tutti ragazzi. Alice. Alza questo. Vedete che è ancora rosso. Alza ancora. Questo qua del mio dito, guarda, questo è ancora rosso. Ragazzi, deve essere sempre rosso. Ma si è spento. No, si è spento! Perché in questo modo il grill rimarrà acceso. Ma a noi non interessa perché, signore e signori, la pizza è pronta. Forza, inquadrala, è bellissima, dai! Alice. Ragazzi, avete assistito a un miracolo in diretta. Bellissima. Attenzione, qua si sta girando tutto. Il gimbal, attenzione.
Aspetta. Attenzione, che qua veramente è impazzito il gimbal. Ecco qua. Allora, aspetta, avvicina. C'è una domanda. Sì, adesso leggo tutto. Eccola qua, ragazzi. Guardate, questa è una pizza fatta nel forno di casa. L'avete appena vista, senza trucco, senza inganno, ok? Chiaramente avrei potuto farla fare forse in meno tempo, soprattutto avrei potuto utilizzare il trucco dell'acqua. Adesso magari possiamo utilizzarlo questo trucco, ok? Possiamo far cadere un po' d'acqua sul fondo. Vai, dice, tu nel frattempo inquadra la pizza. Okay. Leggo un po' di domande. Sì, leggi un po' di domande. Tieni questo fermo qua, ti prego. Una vecchia per me. Okay, Alice, qual è la tua pizza preferita di grigio? E quale proprio non so fare? Che succede? Qual è la pizza che non riesci a fare? Una pizza che tu non riesci proprio a fare? Te l'ha chiesto Salvatore. Salvatore? Ma Salvatore, ma perché? Non le so fare tutte quante, dai! Eppure dovete... Salvatore, ma quel Salvatore lì? Secondo me Salvatore, quel Salvatore è là, è quello là. Quel Salvatore lì, che noi conosciamo bene. Ecco qua. Allora, facciamola girare, gira, guarda. Anche se era una domanda per me. Era una domanda per te? Sì. Ah, quindi hai pensato che ce l'avesse con me? Allora, ragazzi, pronti via, vi prego, mettete un bel like, mettete un bel... mettete un bel like, così io vedo 82 persone e 15 like. 81. C'è qualcosa che non va. 81 persone, 17 like. C'è qualcosa che non va. No. 80, infatti ve ne state andando, 80 persone e 20 like. Restate qui. Restate qui, restate qui. Allora, allora mettiamo questo qua così nel frattempo e parliamo, ragazzi. Lo so che la pizza è fatta, ma voi dovete restare, state per parlare. Ok, allora facciamo un po' di... torniamo indietro nel tempo e vediamo. Allora, una domanda, una volta messi i panetti, come mi ha messo... no, vi ho già risposto. Ciao Salim e Elle, ciao dalla Spagna. Como estás? Giovanna Manuppelli, proprio il metodo che voglio provare. Spero che ti sia servita questa diretta. Se non avessi quel tipo di contenitore, come posso fare? Basta utilizzare un Tupperware. Ho anche un contenitore, un piatto grande, lo copri con della pellicola trasparente. Manitoba non va bene, ve l'ho detto. Complimenti all'assistente. Sì. Ciao Benevento, ciao tutto a Benevento. Ciao ed informatica. Ciao, ho risposto prima, l'assistente è molto brava, se capito. Uso soltanto una farina da 9.8 di proteine, viene bene lo stesso, sì, ma devi fare magari un impasto da, che ne so, 12 ore, 8-12 ore, va benissimo, sto rispondendo a Salim. Leonardo, possiamo usare altri tipi di padelle? Ve l'ho detto prima, antiaderente va bene, ma tenete la temperatura bassa, vedete come comunque è venuta? Cioè, adesso si sta, vedete? E non si è bruciata, adesso si sta mosciando perché è normale, vedete, nel forno elettrico tende chiaramente a venire più croccante, poi passano 30 secondi, un minuto e si ammorbidisce. Chi dice assistente, posso rispondere io? Sì. Allora, grazie, sei un grande tu e la tua assistente, quindi c'era grazie. Per te. Io proporrei la pizza Alice, siamo al top, miglior assistente di sempre. Grazie. Poi c'è Fruity Loops, ciao Gigio che forna gas esterno, ha detto un bel passione se vuoi fare più pizze contemporaneamente. Salvatore, la tua Alice, Margherita l'ha chiesto, che grande assistente che hai, scusa. Sì. vediamo ancora. Il classico non si batte, c'è la margherita. La pizza napoletana comunque il top, bellissima Gigio. Alice, qual è la tua pizza preferita? È quella che non so fare, io le so fare tutte quante. Salvatore, non ti permettere proprio, è vero? Ecco. Ovviamente conosco Salvatore, è un amico che vive qui in Irlanda. Mamma mia, bellissima, ce l'hanno con te Alice. Mi sa che stai spopolando, il prossimo video lo fai da solo, da sola. Balla. Faccio io stereotipo del napoletano, ci mettiamo a ballare, garantella. Nel prossimo video. Live più bello e tormentato di tutti i tempi, grande Salvatore. Scusa, ma se uso una pizza soltanto, l'abbiamo detto, 9.8, siete bellissimi. Posso la pizza non è brutto.
saluti a tutti, abito in Russia, da Svidania, questa è l'unica parola che conosco in russo. Dice, possiamo fare un video che fa la pizza? Sì, vabbè, poi ne parliamo, ma nel frattempo cerchiamo di portarci a casa questa diretta un po' tormentata. Io sono un ragazzo di 7 anni, Vincenzo, e ho tutti gli attrezzi per fare la pizza e il forno a legna, mi viene benissimo. Ogni sabato e lunedì, bravissimo Vincenzo. Temperatura, la temperatura del forno era 250, ma in realtà sotto al grill viene più alto. Assistente, ti posso chiedere un bicchiere d'acqua per favore? Sì. Grazie, grazie. Cuocio un'altra pizza che sono arrivato adesso, certo Vincenzo. Fruity Loops again. Gigi, ho letto la domanda ma si è dimenticato la risposta. Te l'ho detto, passione. Grazie mille per i video che ci porti, grazie a voi per l'attenzione. Andrea Ciuro, hai visto che hanno fatto l'Unicode da 16 pollici? È bellissimo, cioè non credo sia 16 pollici, è 16, è più grande, è bellissimo, lo vorrei. Tutto bene? Sì. Ok, ho l'assistente che stava un attimo avendo una sicura acqua di traverso, perfetto. Mi raccomando, cerchiamo di sopravvivere a questo live. Ce la faccio. Il bello della diretta. È normale che cuocendo nel forno elettrico la pizza si riduce? Sì, è normale, ragazzi. Ma diciamo, questo succede dappertutto, insomma. Eccola, lo spiego. Soprattutto pizze che tendono ad avere difficoltà nella stesura. Col metodo combo suggerisci il fior di latte e la mozzarella di bufala. Fior di latte, ragazzi, perché la mozzarella di bufala è molto delicata e tende a sciogliersi prima. Quindi a meno che non la mettiate a fette. Saluti da County Monaghan, sei di ispirazione per noi pizzofili espatriati. Ciao Davide, siamo vicini di casa allora. Bel passione trovo su Amazon. Dovresti trovarlo sul sito dei Pizza Party, anche se credo che stiano rifacendo il sito perché alcuni non sono più in vendita. Non so cosa stia succedendo, però puoi riferirti a loro, puoi comunque contattarli. 000 qua io trovo farina. Ma no, quale preferisce? Te l'hanno fatta la domanda. Ma la zero, mamma mia, ma tu fai l'avvocato, scusami. La 00, vabbè. Ecco qua, diabolica. Per favore, qui c'è un'altra pizza. Sì, Vincenzo, ti prometto. Il russo Privet. Salve. Pizza Press Stitch, dove la trovo? I friarelli li ho comprati. Però ho fatto un po' di scorta per questo periodo, però ho anche comprato un bel contenitore di friarielli sotto. No, no, lascia che ancora non vorrei bere. Ti seguo da tempo, oltre a una persona che mette il buono di buon umore. Grazie a voi, ragazzi, almeno per noi italiani è tanto. Grazie ancora, saluti da Benevento. Ciao Gigio, quando il fondo del panetto... Aspetta, ti sento un rumore pazzesco perché... È il mio momento. Non mi rubare la scena. È la mia scena. Aspetta, che c'è una domanda seria qua. Ciao Gigio, sì. Quando il fondo del panetto dopo le classiche 6-8 ore, lievitazione appiccicoso, umido, che cosa ho sbagliato? Nonostante abbia spolverato, ma è normale ragazzi, non vi preoccupate. Il fatto che sia appiccicoso è normale, che sia bagnato magari no, magari il contenitore non chiude bene. Il pomodoro lo condisci con cosa? Il pomodoro, cara Giovanna, lo condisco soltanto con sale e poi aggiungo un po' di basilico per renderlo un po' più aromatico, però non è una cosa richiesta, normalmente non si fa, perché magari se uno vuole una marinara poi si ritrova con il basilico. Sì, sì, racconta, che cosa va a mettere? Sulla marinara? Devi mettere il pomodoro, aspetta che stia a vedere come faccio. Ecco, certo. E il pomodoro... come si chiama quella? Chiaramente domani non va a scuola, cioè ormai le scuole qua sono chiuse, quindi ormai fiesta loca, proprio, che ore sono qua? 9.53, dici. Come si chiama quel... a parole tue. Quella roba che si mette sopra l'unghetta tagliata. Taglio? No! L'origano? Sì! Ecco qua, l'origano, intendeva l'origano. Ok. Allora dicevamo, scusa Giovanna, e quindi aggiungo anche un po' di basilico. Ed informatica, un video sulla pizza fritta, e dovrei farlo, è vero, lo sto dicendo una vita, soltanto che mi viene male perché non riesco a trovare le cose da metterci dentro. Ma tanto l'impasto è lo stesso, vi tenete su un 65% e non fate male. Però in effetti ve lo devo far vedere, quindi. Ciao Mattea di Verona,
Matteo, scusami, di Verona. Sono di Verona, ho fatto stasera la pizza, tua ricetta 70% di idratazione, la pietra sul fondo del forno accendendolo un'ora prima, sembra pizzeria, credimi, grazie. No, grazie a te, ragazzi. Solo una domanda, la pizza fritta si fa, prendi una pizza, la metti nell'olio e poi la fai così. Sì, esatto. I prossimi live solo con Alice, ok. Fai una marinara, però devo aprire un po' di pomodoro perché non mi è rimasto. Ho fatto la pizza 67%, dice Vincenzo Montoni. Lievitazione, temperatura ambiente, 24 nel forno Ferrari, e mo non ne possiamo fare più a meno con mia moglie. Grazie, grazie a voi ragazzi. Salim Gamer, come faccio a misurare un lievito 0.1 secco? Ecco, è questo 0.1. In realtà dovresti fare, che ne so, pesi un grammo di lievito e pesi 10 grammi di acqua, sciogli il lievito nell'acqua. Scusa. E poi prendi soltanto un grammo di acqua, dovrebbe essersi sciolto in questo modo 0.1 per grammo in teoria. Ciao, salutini, saluti da Lugano, Alice è bellissima, grazie. Ciao. Ho mangiato in Dame Street una pizza da Pash Pizza, ma no, era in 5, raga, ma che mi dite queste cose? aspetta. Dimmi. Che devi? Devi avere un momento per... Un momento, non pensare a quel commento. Aspetta. Ecco qua. Respira. Ecco, adesso sono sopravvissuto. Basta, non vedere più quel commento. Ok. Io possiedo... No, va benissimo. Io possiedo... A parte... Passiamo qua che mi si sta bruciando la padella. Mi controlli la temperatura della padella? Oh, la mia faccia sul video, terribile. No, perché devi fare come con i film che sparano così? Che dici la temperatura per cortesia? 244. La miseria, no, abbassiamo. Ecco qua, io possiedo un forno a legna e faccio la pizza da quando ero bambino. Ti seguo molto, i tuoi video sono molto utili, grazie mille. Grazie a te. Vladislav, ciao Gigio, preparerò una pizza con farina debole 10.5 se possibile, grazie mille. Guarda, ti basta seguire le indicazioni, quella della pizza, quella del quella proprio del quella napoletana, della VPN. Sì, pizza napoletana. 12 ore con 10.5 di proteine e ti viene una grandissima pizza. Ciao Brasil, bello lavoro. Tutto bene, Gabriele. Tudo bem. Tudo bem você? Cioè, l'unica cosa che conosco in portoghese. Ah! Anche ciao. Ciao si dice in portoghese. Per salutare il portoghese brasiliano. Ciao. Ciao per dire ciao. Ciao. Però ciao, tipo arrivederci. Però non l'hai fatto andare non via. Non è la fine. Scusa, vabbè. Torna qui. Eccolo qua. Allora, quando dici come stai, tudo bem. E lui ti risponde, è come tutto bene. Esatto, você? Você tudo oh bem. No, c'è un problema. Ci sono solo 47 persone. Vabbè, non è un problema, dai. La gente va a dormire. 45. Ma va a dormire. Ma ancora. Vabbè, ma non ci facciamo venire la crisi da live. Poi se lo guarderanno domani, dopodomani, la prossima settimana. E se non gli servirà più. Non servirà più, non se lo guardano, dice. Non succede niente, insomma, è un live. Grazie Gigio, complimenti per la semplicità e simpatia con la quale ti poni. Grazie ragazzi. Ammazza Draghi, ma i cicli? Ah, i cicli, la provola, dove li trovi lì? Aspetta, devi fare la domanda. Prova a fare la faccia giusta. Fai i cicoli e la provola, dove li trovi lì? Dici i cicoli e la provola, dove li trovi lì? I cicoli e la provola, Gigi, dove li trovi lì? Ma una domanda. Fai finta di farmi la domanda. Ecco. Io faccio la faccia giusta. No, tu così metti a fuoco, Alice. Dici i cicoli e la provola, dove li trovi? I cicoli e la provola, dove li trovi? Super value, non fa pensare male. No ragazzi, altra domanda, che qua non si trova niente. Ho letto che alcuni mettono olio sul cornicione per renderlo più morbido nel forno di casa, può funzionare? Non lo so ragazzi, perché comunque l'olio tende a, dipende, a croccantizzare. Comunque guardate che voglio dire, no, era croccante quando è uscito da lì. Facciamo una cosa, Alice, per favore mi prendi quelle forbici, che qua è arrivato l'ora di fare la prova del taglio.
Posso farla io la prova del taglio? No, vuoi fare tu la prova del taglio? E vabbè, dai, allora io faccio non così. Non l'ho mai fatta. Non l'hai mai fatta. Ok. Assistente. Poi non ti taglia le dita, taglia qua che è, la, che è più gonfio. Io sono l'assistente. Piano, del piano, piano, piano. Fai finta di essere un chirurgo. Ci hai tagliato un braccio a questo. E lo sapevo io. Che fa? Taglia, me lo stai schiacciando. Taglia, taglia. Basta. È la prima volta che faccio il taglio. Ecco qua, infatti, ecco, ecco qua. Ragazzi, ragazzi, metodo combo. Guardate alla faccia di chi sappiamo noi. Di chi? Di chi ci odia. Ok, ecco qua. Wow. Perché infatti tutti quanti si possono permettere un forno professionale, no? Ragazzi, questo è fatto con un forno di casa e la padella. La padella. E vabbè, Alice, non è che mo ce la suoniamo e ce la cantiamo. Ecco, momento esaltazione appena finito. Ok, leggiamo. Allora, ho letto che alcuni... questo ho risposto. Posso rispondere anche io? Io vicino a Lugano, i cicoli. No, lo so, i cicoli non si trovano. Voi due assieme spaccate. Grazie Salvatore. Abbiamo spaccato la pizza nel frattempo. Che è, va brutto. Chi se ne va è brutto. È bruttissimo. Cioè, fa la faccia brutta. Ok. Gigio, ho caputo rossa. Caputo tipo 1 e Simone a casa. Capito? Grazie, siete... Hai capito? Beh, ragazzi, non ce la porteremo sta diretta a casa. Ecco. Vi dico soltanto che è stesa a terra. Simona, vabbè, vi rispondo seriamente. Che razzo saresti le due farine? Tipo di impasto faresti? Caputo tipo 1. Caputo. Ragazzi, non so che forza abbia la caputo tipo 1. Lo sapete, ma non lo so. La rossa è la rossa chef o è la rossa professionale? Quella ricordi pizzeria? Quel giorno, quella diretta che è venuto l'impasto male. Era la caputo rossa o era quell'altra farina? 5 stagioni è caputo rossa. Qual era? Quella là, è venuta male. Ma perché insieme non vanno bene. Ma non lo so, non hanno assorbito. Però alla fine la pizza andava bene dopo che ho detto un po' di cose. Non lo dire, non si dicono questi segreti. Mannaggia miseria, mi sta rovinando. Ha aggiunto un po' di farina, le do. Ciao, ho trovato una farina 11 grammi di proteine e 5% di farina di farro. Non ho molta scelta, è consigliabile, sì, alta idratazione, non andare oltre il 70%. Poi ovviamente fai esperimenti. Esperimenti? Aspetta che, ecco qua, così non ho stoppio, sì, è vero, ci sei pure tu, ecco qua, dobbiamo abbassare. Ti avevo chiesto il lievito secco perché nell'impasto 65% adesso si usava 0.1, certo, perché in realtà c'è bisogno di 0,3 di lievito fresco, il lievito secco misura un terzo del lievito fresco, questo è il motivo. Un saluto, grazie mille all'assistente, da parte di questo salino. Ma perché gli rode il... a chi sappiamo noi? Non lo so, ragazzi, non lo so. Ecco qua, Gabriele ci risponde: "Você tudo bem?" Certo, seguo molto il tuo lavoro e i tuoi video. Ottimo questo canale di comunicazione per congratularmi e ringraziarti perché oggi sono appassionato di pizza napoletana. Mi chiamo Alice. Ok, cerchiamo di dirlo in portoghese. Eu sou feliz. Lui è molto contento. Contento, penso che si dica così, no? Non lo so. No, perché mi confondo con lo spagnolo. Se tu rimani nella spagnolite. Gli devi dare questa cosa quando gli viene lo spagnolo. Non è uscito vivo, ragazzi. Grazie, da farti venire la spagnolite. Puoi parlare in spagnolo? Me siento. Fagnelo vedere. Praticamente quando comincio a parlare spagnolo mi attacca queste calamite. Proprio tipica napoletana, lo sanno chi è Totò, sì. E mi attacca anche la pizza e mi sento di nuovo bene. Il Rockbox è così male, no ragazzi, no, infatti il Rockbox è che costa troppo rispetto, cosa c'è? Con la domanda l'abbiamo saltata. No, come si chiama la bambina? Tu hai risposto, mi chiamo Alice, l'hai detto prima. Smettila. Ma il Rockbox è così male. Il Rockbox no, non è male, costa troppo.
rispetto a che ne so, a un'unicoda che costa, una pizza party costa tantissimo, tipo un'unicoda che invece costa 300 euro, 200 e rotti, 159. La 1 la tipo 1 280 e la rossa professionale 320. 70-30, vai. 70% la 1 e 30% la rossa. Ciao Pizza Cottari. Ciao Peppe, come va dalle tue parti? Ciao. La tipo 1 ha vabbè, sì, mi avete già risposto. Doppio 0, sì, doppio 0. Io l'ho chiamata multipurpose, Io l'ho chiamata doppio. Doppio O. Da oggi poi ragazzi chiamerà la farina doppio O. Doppio O e O. Sto stagliando, dovresti fare un video con una traduzione simultanea in portoghese. Conosco un ottimo traduttore se dovesse servire. Magari non lo vedo non lo vedo connesso, se no altrimenti ce lo facciamo tradurre. Bisogna cambiare il piano, va bene tenere il refrattario su questi. Sì, no, va bene, ragazzi. Perché allora la questione. Cosa sta succedendo? Non mi vedo. Ma perché ti devi vedere, scusami? Perché? Cioè, non è uno specchio questo, è una telecamera. capisci? Cioè, se vuoi lo specchio di là. Lo so, è su. Basta, non diciamo nient'altro, tristissimo questo momento. Ok, dicevamo, il piano no, io direi di tenere quello originale per un motivo, perché il biscotto, che sarebbe quella pietra che sta lì, impiega più tempo ad andare in temperatura, ok? È vero che non brucia la pizza, però allo stesso tempo il biscotto non la brucia sotto. C'è un problema, non hai assaggiato? Mamma, non mi viene voglia di assaggiarlo, abbiamo mangiato la pizza perché. Mo lo assaggio, promesso. E vi dicevo. Deve assaggiare così. Sì, ma mi fai finire di dire sto fatto qua, che sennò ve lo scordo, tengo un'età, mi passano via questi pensieri. Poi. Allora, dicevamo, il biscotto, quello che abbiamo lì dentro, impiega tanto a riscaldarsi. E quindi di conseguenza, per quei forni là non va bene. Va bene per un forno potente, come può essere l'Ardore, ma quelli là che hanno quel tipo di conformazione, no, secondo me non rende. E poi comunque 185 tende a raffreddarsi. Cioè, dopo che si raffredda, che fate una pizza, ci vuole un po' portarlo di nuovo in temperatura. Non è consigliabile, ragazzi. Anch'io, per esempio, alterno. Quando devo fare le cose più velocemente, magari utilizzo la pietra normale, anche su questo, ma non è la stessa pietra del rock box dell'Unicode, giusto per te. Incidente? No, sta bene, sono qui. Incidente in diretta, sta zoppicando, vi dico soltanto questo. No, sto camminando bene. Sì, va bene. Stai bene? No, io vorrei finire questa diretta, magari non in ospedale. Sei troppo alto adesso, madonna mia, dai. Gigio, io uso farina mezza Caputo, Manitoba e metà classica. Si stende bene, Vincenzo, la pizza in questo modo? La bambina è abbastanza sveglia, credici, più di tanti stupidi. Ciao Gigio, come mai ho fatto le pizze in casa? Io e la mia famiglia ci siamo sentiti pesanti. Ho usato 3 grammi di lievito per 8 ore di lievitazione. Ecco, Joker, e forse... Joker? Si chiama Joker Lords. Ah. E forse questo è il motivo, non lo so, magari non è riuscita a maturare anche le 8 ore, magari 3 grammi, 8 ore, forse è uno di quei motivi. Magari ho utilizzato una farina troppo forte e in 8 ore non è riuscita a maturare decentemente. E quindi magari non siete sensibile e vi ha fatto pesantezza. Purtroppo la farina più forte che ho 12 grammi. Ok. Non è che brucia la pizza. Ciao Gigio, complimenti. No. Alice, come veniva la pizza nel rock box? Nel rock box, cioè quello verde. Quello verde. Veniva più oleosa, tipo quando la prendevi in mano non ti usciva l'olio dall'altro lato, perché io la piego, ti usciva l'olio dall'altro lato. Ma come consistenza, sotto com'era? A volte c'erano più bollicine, perché da un lato dietro ti veniva molto bruciato perché la fiamma era dietro, invece su quello, come si chiama? Sull'ardore. Sull'ardore c'è da un lato ed è tipo se giri è più facile, mentre quello devi fare tanti giri e non va bene. Non va bene. Ma veniva più bruciata o meno bruciata, secondo te, su Rockbox? Come te lo ricordi? Detto, tipo... Sotto era molliccio, tipo
Aspetta, quante persone stanno guardando? No, non ti preoccupare, non devi farlo in funzione delle persone che stanno lì. Stiamo dando un'informazione. Ma se non... Ma ti vedranno, dai, non ti preoccupare. Ok. Ma ok, stavo dicendo che tipo è sotto è più molliccio, tipo come un polpo. Solo che non è. Vabbè, più... qua stiamo andando, stiamo toccando delle vette, molliccio come un polpo. Ma chi lo guarda immagina che non era una pizza, era un impasto semiliquido. Aspetta, vabbè, dai. Solo che non hai tentacoli con me. Vabbè, dai. Figura, scusami per questa divagazione. Ma è vero! Ciao Portrait Edward. Will Spencer, qual è la pizza preferita vostra? Beh, Margherita per me e Margherita anche per lei. Gioca, se fai panetti grandi idratalo più che poi magari si alleggerisce. Abbiamo riuscito, italiano mio, siamo riusciti a leggere tutte le domande. Numero uno. Dimmi una cosa, quando l'impasto della pizza viene colloso non si può recuperare più? È l'ultimo? Colloso. Ciao The Game. Colloso, cioè tipo che è così, e probabilmente a quel punto la maglia glutinica è morta, è andata via. La maglia glutinica è morta, quindi probabilmente è buono come lievito. A proposito di lievito, senza fare danni, adagio adagio, occhio ai cavi a terra, vorresti prendere quella cosa che stiamo facendo per cortesia? Quella che sembra un cervello di zombie. Ce la faccio, ragazzi, stasera è terribile. Vabbè, prendere per favore. Ma giuro che non la conosco. No, lo so, vabbè. Ecco, le solite analogie. Impasto si attacca alle mani, consigli. È impasto, ma quando lo stendi o che quando... No, far cadere così. Ok, ragazzi, allora, questa schifezza che vedete qui è verde, il lievito senza lievito. È il lievito senza lievito. Allora, ragazzi, sto provando. Allora, c'è un problema. Aspetta. Allora, molti di voi sono chiusi in casa. Solo forno a casa. Ma rispondo, fammi però dire questa cosa. Allora, molti di voi sono chiusi in casa e quindi non possono magari uscire, oppure magari insomma non è che pensate a comprare il lievito e magari non avete il lievito a casa. A parte che vi consiglio vivamente di sti tempi di comprare il lievito secco, ma non in bustina, il lievito secco, quello in proprio. In bustina no! Il contenitore. Quello in granuli, così vi dura in eterno. Però sto provando a realizzare un lievito velocissimo. Non diciamo ancora gli ingredienti. Io non li conosco. Ah, sì, me lo conosco uno, però non glielo dico. No, non lo dite. No. A te l'ho detto. Ma io lo so, perché me lo dici? Perché se forse è giusto, forse è sbagliato, non lo so. Se ragazzi è difficile. È bellissimo. E niente, quindi sto provando a fare questo lievitino qua, partendo da zero proprio, senza usare altro. Flash della luce. Ho visto la flash. Tipo. Vabbè, questo. E niente, ragazzi, se riesce in pochi giorni vi faccio vedere una ricetta fantastica, così potete farvi il vostro lievito madre prima del tempo, utilizzando veramente le cose che avete in casa, in modo tale da non avere più l'ansia del lievito fresco di sti tempi, che purtroppo... Lievito fresco, quello di birra, dice, quello che tu non conosci proprio perché non l'hai mai visto. Devo vederlo adesso. Non ce l'ho. Vabbè, leggiamo le domande. Abbiamo letto già che grazie, mani, impasto e stacca le mani, consigli. Dicevamo quando lo pizza stendi... Pizza con la Nutella! Buona, pizza con la Nutella prima, stendi... Vogliamo fare la pizza con la Nutella, magari? Sì! E ce l'abbiamo la Nutella? Sì! Oppure possiamo usare quella cosa di pannistelle? No, è peccato. Nutella, dai! Ok. Controllando! Ci sta. Quella facciamo. Quando faccio la pizza in casa, quanto la devi lasciare lievitare? Io guarda, la lascio lievitare, per esempio, questa qua 24 ore. Anche più, perché in realtà abbiamo sforato le 24 ore. Posso dire una cosa prima? Tra poco forse faremo la pizza con la Nutella, vero? Tra poco facciamo. Allora, l'assistente tornerà dopo questa veloce pubblicità. Ce ne siamo liberati, dai. Allora, ciao Gigi, è possibile una panina mettendo il lievito secco? Un terzo del lievito fresco in 24 non riesce a lievitare. Ma il lievito l'hai attivato, Giancarlo? Perché magari se non l'hai attivato questo può non essere un problema, bene. No? Quando preparo l'impasto, ok, hai una provato? Domanda.
Sì, era il fatto perché si attacca alle mani. Hai provato a usare tipo la forchetta o il cucchiaio come faccio in alcuni miei video, soprattutto quelli ad alta idratazione? Magari questo è uno dei problemi. Comunque bisogna sempre lavorare tipo il polpastrelli e con estrema velocità. Sì, Questo è il segreto. E poi al sì, massimo ti bagni le mani con la farina. Aspetta, la leggo io, dai! Gigio, sì, la pizza si sente bene, siccome sono un cugino, io ho un cugino pizzaiolo, siccome l'impasto si è fatto troppo molliccio e quando lo prendevo la pallina era più rotonda. Ah, ok, quindi si spiattellava. aspetta, qual è il Devi problema? raccoglierlo come ho fatto all'inizio del video, ve lo faccio rivedere. Spoiler. Spoiler alert, ok. Alice sei simpaticissima. È Grazie. un peccato usare le mani di stelle se si uccide il signor Ferrero. Nella stanza dei siete sembra si aggiorna. Sì, ragazzi, perché stiamo usando un po' di luci, non so se le vedete, le luci Una l'ha montata professionali. lei. Ecco, una l'ha montata lei, ragazzi, cioè non si scherza qua. No, 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 non si scherza. assolutamente. Con zucchero un po' d'acqua tiepida. Aspetta, mi sono perso la domanda che hai fatto prima. Quale? Usare la vita mettendo dentro. Sì, acqua tiepida e zucchero va attivato prima. Per la pasta madre le dosi, se non vengono rispettate, viene lo stesso. E vabbè, ci mette più tempo se ne metti di meno, se ne metti di più, Viene più viene veloce, più tipo, veloce. E lì. beh, succede che se metti di più e lo lasci lievitare tipo per il momento, tipo come lo lasceresti lievitare normalmente, a me è successo quando ho fatto un impasto piccolo e l'ho fatto lievitare normalmente, poi la mattina dopo era secco ed era duro come una pietra e non riuscivo, e tipo era duro come un granchio. Come un granchio. Un granchio con il guscio rotto. Madonna, non raccontare quella storia, ti prego, Alice, non raccontare che potesse Quale? del guscio rotto. Non mi ricordo Siete cosa. entri in famiglia? Sì, non ho una pizzeria mia, no, non c'è una pizzeria. Allora, non riesci a Peccato. farti fare qualche coupon da usare sul sito Onio Pizza Party? Posso chiedere, ragazzi, ma Uni un po' così. Pizza Party bisogna vedere perché stanno secondo me rifacendo tutto il sito. Che succede? Non lo so dove sia, non lo so, non lo so. E vabbè, dai. Allora, vogliamo fare per caso quella con la Nutella? Cosa? Mi è impazzita, dai. Allora, facciamo la prova dell'assaggio qua. La Tu la fai solo tu, faccio solo io ormai. perché è formaggio. Ma a quest'ora però non posso mangiare, ragazzi, Aspetta, mi viene che ne mal di pensi della stomaco. far... No! Vabbè, Alice, però no, con questo fare così, No! no! Cioè, dillo con gentilezza. Si può, allora, facciamo, che ne pensi della farina Manitoba? Non è una buona idea, capì? Aspetta, ce n'è un'altra. No, devi. Ah! Alice, guarda gli impasti, gli impasti guardano Alice. Allora, ragazzi, questa è morbida, cioè, vediamo un po'. Io sento un scrunch. Vedo, c'è bella peru. È un po' sconcio, ma no, no, croccante. Cioè, hold on. Hi. Can you tell me if it is important to weigh the yeast perfectly? Yes, it is. I do not have a precise balance. Often put too much. Yes. It's very important. Antoine? Yes, it is very important as the more yeast, the faster it rises. And the gluten is gonna die if Però you put too much yeast. devo dire la storia anche allora in Dillo in inglese. inglese, per cortesia, dai, intrattienilo in Aspetta, inglese. devi dire che Ormai lo sai, racconta che più traduci, dai. Metti che più lievito metti e più lievita velocemente e più il glutine si distrugge. Qua. Racconta. Io non lo so, io devo fare un'altra pizza. English translation. Translated. Say you have a small yeast dough thing
And you put a lot of ingredients that shouldn't be put there. So when you leave it to grow for the amount of time that you would put a normal one to grow, yep. It becomes as hard as a crab's shell that is broken. Ancora con la storia del granchio, vabbè ragazzi, qua ormai siamo impazziti, è partito proprio. Che c'è? Ok. Ok, I understand. That is harder to stretch. Okay. Yes is fundamental because the more yes, yeah, the more yes, the more yes. The hardest. Very good English. Thank you. Vi prego di fare un live 24, potrei guardare tutto. Allora, però ci deve essere io, no? No, se non sto a guardarvi. Vi? Allora. Sono qui. Allora ne facciamo un altro, dai. Io mi sciacquo le mani, però. Leggi quanto lievito. Quanto lievito fai settimanale? Non tanto. Ma lievito madre intende dire? Ha detto lievito. Cosa intendi dire? Ce lo dici adesso? Avrei bisogno di spazio qui, per cortesia, devo fare una mano. Devo. Era la mia scena. No, vabbè, l'abbassiamo, non è che. Era la mia scena. Lievito madre. Madre, sì, no, ne faccio. Io lo rinfresco una sola volta a settimana, ragazzi, no? Faccio una rinfresco? Pizza soltanto. Sì. Posso. Vuoi fare tu? Voglio fare l'assistente. Ok, allora. Ragazzi, così. Dovete essere pronti, assistente è tornata. Ok, abbassiamo qua, mi raccomando. Ok, allora facciamo, ragazzi, la pizza con la Nutella. Ok, Vincenzo ce l'aveva chiesto, Vincenzo è un ragazzo di 17 anni. Aspetta, qualcuno ha detto thanks a lot, good luck to you in Italy. Oh, thank you so much. Ma non siamo in. We are based in Ireland, but we have family in Italy, so that's okay. I mean, I really appreciate Antoine. Scusa Gigi, ma perché usi solo i forni a gas? Il non so. No, attenzione, no. Semplifica. No, ragazzi, non ce l'ho semplicemente perché non lo conoscevo quando ho deciso di comprare i primi forni e poi il mio sogno era quello di avere un forno proprio col fuoco vivo. Tu stai guardando a me, ma io lo so. Te. Nel senso la pizza. Ma come devo fare? L'hai alzato il forno? La temperatura della padella? Sì, sì, sì. Sì. È una cosa più importante, qualcuno ha lasciato commenti, voglio leggere tutto. Sei proprio il re del metodo combo, incredibile cosa riesci a fare col forno di casa. Chi l'ha detto? Quella persona lì. quella persona lì. Grazie a tutti. Allora ragazzi, bagnetto di farina, ok. Che bello, è fresco. Eliminate con la Nutella, aspetta, domanda. Con la Nutella, secondo te è meglio fare la pizza un po' più spessa al centro? La Nutella non è più pesante del tanto la Nutella la mettiamo e di conseguenza rompere il centro. No, perché la Nutella in realtà noi la mettiamo a pizza cotta, non la cuociamo, perché la Nutella cotta, ragazzi, non è tanto buona. Allora, vedete che sto facendo? Si questo aggiunge dopo. Allora, stop con le domande Alice, per favore, le leggiamo dopo. Ok. Allora, guardate, quando voi prendete i panetti che sono spattellati, dovete fare questo tipo di movimento per... Non era il caso del mio panetto, però vi sto facendo vedere come fare il movimento per riportare il panetto nella sua forma originale. Quanti questo ormai sta andando, vedete quante bollicine ha, quindi meno le tocchiamo e meglio. Allora adesso è tondo, perfettamente tondo, e cominciamo a premere partendo dal centro verso il cornicione. Che succede? Ci sono tantissimi like, 49 like e 60 persone. Wow! Però 69 persone e 40. No, 61 persone. Sono pochi like, scusami. No, però è perché prima era 50 qualcosa, adesso è 61, non so come fate a venire così veloce. Non lo so, io non lo so. Siete magici. Magici. Mago. Ok, allora guardate.
Sto tentando di salvaguardare il cornicione. Adesso che volete? La stesura, quella bello a schiaffo, o volete di nuovo vedere come si fa la stesura con la scodella? Cosa preferite? Hai visto? Cosa preferite? Cosa preferite? Diltelo all'assistente che vi risponderà. Scodella o schiaffo? Io ho una scodella qui. Tre persone hanno detto schiaffo. Schiaffo. Allora, vabbè, Alice, qua mi devi dare uno schiaffo, mi stanno dicendo. No. Qui ancora. Allora, ragazzi, con una mano la tenete qua sopra la pizza. Domanda nuova dopo. Con un'altra tenete qua sopra così. Quindi questo è il movimento che si fa. Persona in inglese ti ha fatto una domanda importante perché non capisci. Can you read me? Aspetta, fammi vedere. I'm late, Gigi. Who's the little princess? Who's the little? Little princess. She's my daughter. She's my daughter, Alice. All right. Qualcun altro ha detto bella Alice. Ringrazio. Grazie. Vedete, ragazzi? Grazie. Abbiamo stesa, non so se si è vista, mentre la schiaffeggiavo con ardore. Nel senso... Aspetta. Ok, vai. Pettino, però perbino. Scusate se abbiamo... Ok, ci sei. Se abbiamo... Cosa? Mancato un pochino di domande, ma le risponderemo dopo. Ecco qua. 68 persone... No, 65 persone e 55 like. Ottimo. Avvicinati. Nel frattempo... Non brucia il telefono. No, cioè avvicinati relativamente. Inquadra qui. Io nel frattempo... E rispondo alle domande. Metto su grill. Ok. Esposto a 2,50. Qui è ancora in standby, cioè... Quarantena, comunque le scuole. Ok. Togliamo, qua c'è un pezzetto di pomodoro. Ciao, aspetta te. Speriamo di avere però la Nutella in effetti. Okay. Se no poi c'è qualcuno che si offre volontario per comprarla qua, per portarla. Peppe, ma ti leggo Peppe, facciamo prima questa qua. Alice, non ti perdere. Inquadra sempre lei, cioè la protagonista è la pizza. Alza un po' qui, bravissima. Ok, comunque Gigio qui non... Guardate sotto. Sai che facciamo? Mettiamo un po' d'acquetta. Qualcuno ti ha chiesto chi ti ha insegnato a fare la pizza così bene? La pizza? Ragazzi, sono un pizzaiolo certificato. Ho studiato pizzeria per 6 mesi al CAPAC di Milano, l'alberghiero. 10 minuti. Vieni Alice, facciamo vedere l'acqua. Vieni. Salvatore ti ha detto 10 minuti e sto là per comprarti la Nutella. Attenzione. Apri qua, guarda. Fai vedere qua che succede adesso. Ecco qua, creiamo un po' di vapore. Nel frattempo torniamo qua alla pizza e vediamo come va. Com'è bello questo inquadramentino. Questo inquadramentino? Sì, mentamentosa. Ok, guardate il cornicione come si sta formando da solo, perché in realtà abbiamo fatto attenzione quando l'abbiamo stesa. Sembra bianchissima, ma è normale. Pizza biancaneve. E non ci sono i nani. Allora, adesso, visto e considerato che stiamo per infornarla, mettiamo quasi sul massimo. Questa è bella rossa, quindi adesso ti toccherà, Alice, seguirmi, ma devo trovare questo. Ma aspetta, la pizza si chiama pizza biancaneve e le 7 bolle. No, vabbè, qua. Occhio, ci sei? Sì. Inquadra qua. È rosso lì sopra. Lo so. Bisogna... Provo a non bruciare il telefono. Affrettarsi qua. Sei pronta? Sì. Guarda ma che succede. Qua. Guarda le bolle. Guarda. Speed cooking. Torno qui. No, torno alla pizza. Dobbiamo inquadrare la pizza, sennò... E intanto rispondiamo. Aspettati più qua, inquadra. Ok. Comunque Gigio qui. Anticipo tempi. Vediamo un po' che succede. Qui. Fatti un po' più indietro perché adesso devo aprire. Ok. Allora, era importante mettere l'acqua, ragazzi, così da. C'è una pozza lì. Sì, è normale, perché in questo modo inquadra sempre la pozza. L'umidità. Ma stai facendo... Non fa. Seccare la pizza. Qualcuno ti ha chiesto se stai facendo un canotto. In effetti è venuto un po' canottino.
Passiamo. Le bollicine. Stasera ho mangiato la pizza facendo col tuo metodo. Oh, beh, guarda che cosa. Stasera ho mangiato la pizza facendola col tuo metodo grandioso. Ah, grazie, grazie. Hai mai provato a fare il lievito madre? Come no? Da uva passata o miele e non da impasto lievito? Ah, ragazzi, ecco qua, allora il segreto sta qua. Il segreto. Io volevo dire che c'è l'uva. C'è il pulcinella, sta qua. Pulcino? Sta qua, sta qua, ma non c'è soltanto l'uva, c'è qualcos'altro. Ha detto anche... Ma è una cosa che ha detto lui. Ha detto. Allora, ragazzi, qua... Canotto, canotto, qualcuno ha scritto. Canotto, 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 si è spento. Ecco qua, ci siamo distratti, Alice. Si è spento il grill e mo... Aspetta che inquadro che si è spento, non è più rosso, vedete? Ma adesso si è acceso, guarda. Ah, il grill. Oh, ma 60 like e 65 persone. Ma sa quanti dislike, Alice? Perché? È perché si è spento qua mo il grill. No, per... Tristezza. No, però, siamo guardate. Siamo distratti. Si può riaccendere, no? Eh sì, ma ci vuole un po' farsi di nuovo rosso. Intanto un AQ. No. AQ? Mm? È in inglese. Anzi, ah, in ok, questo. Ok. No, no, non è AQ. Oh, sì. Sì, sì, è AQ. Ok, si sta riaccendendo, si sta riaccendendo. No. Fare il live pure in inglese, dice, mi sa. È un Q&A. Q&A. Ah, ok, ok. Questo è in inglese. Capito. Mi sa che dobbiamo farlo pure in inglese. Sì. English friends, stay, please. Well, now it's, I think it's a bit late because now no. cooked the two pizza dough we have. But we have to put Nutella on if we have Nutella. Well, maybe we can make. Whoops. We can have another live tomorrow in the next day. And I'm gonna be interrupter. Oh, okay. Ci sta mettendo un po' di più a cuocere perché in realtà. Si è spento il... No, però adesso si è riacceso, guardate, è rosso di sera. Guardate, aspetta, abbassa la pizza un secondo. Si vede che è rosso? Me lo dite se si vede? Ci sono più like che persone. Si vede che ci sono pochissime persone che stanno. No, 60 e 64. Ah, boh, dai. No, 59 e 64. Hai visto, se ne sono andate, Alice. Proprio odio profondo. Ma c'è ancora 69 persone. Secondo me è una delle persone che resteranno fino alla fine, Salvatore. Probabilmente, fino a notte fonda. Grazie. Allora, vieni. Allora, inquadra. Non è stupenda, non è delle più belle. Perché è successa una cosa antipatica, vedete? Ci siamo distratti e mentre cuoceva si è spento il grill, però, la resistenza. Focaccia. Mi è venuta una focaccia discreta. Adesso... È venuta una focaccia alla Nutella, secondo me è buona focaccia alla Nutella. Sì, dai. Aspetta un secondo, devo far vedere una cosa. Ovviamente è diversa dalla pizza perché di prima. Perché non è più, è più chiaro. Più chiaro, anche perché ragazzi, quando si fa una focaccia non scoppio. Si mette niente al centro, ovviamente questo si secca e si rischia di rompere. E vabbè, però ma non lo rompe, lo fa vedere, cioè stiamo facendo una dieta, Paolo, pare brutto. E invece quando vi mettete al centro mozzarella e pomodoro, ovviamente fate rimanere il centro umido e di conseguenza... Inquadra la pizza e di conseguenza, essendo umido, non si secca come questo qua. Poi in più c'è da considerare il fatto che mentre stavamo cuocendo si è spento il grill e quindi dopo nel riaccendersi il calore l'ha fatta cuocere, però il grill che era spento non l'ha fatta colorare come ci aspettavamo. Però è soltanto una questione estetica. Dimmi. Una domanda. C'è almeno una persona? Nutella calda. C'è Nutella sulla pizza calda. Una persona. Me lo potete dire se ci siete? Si stai proprio elemosinando un saluto? No, perché davvero? Non ci sta più nessuno. No, ci sono 59 persone, basta che tu faccia così, guarda. Queste domande qui le avevi viste prima? Nuove, ciao. Hai visto? Allora. Aspetta un secondo. Ok, iniziamo. Non è eccezionale, ragazzi, io mi aspettavo di meglio, però...
Aspetta, una cosa per te. Io non riesco a stendere la pizza e mi viene sottile al centro. Che cosa faccio? Significa che la lavori troppo al centro. Hai provato a fare come ho fatto prima con la scodella? Una domanda che posso rispondere io? Vai, rispondi. Da quanto tempo vivi in Irlanda e perché? Beh, noi viviamo in Irlanda da 5 anni. Sì, a maggio. Da 5 anni a maggio saranno 5 anni. Mm-hmm. Per me, per lui sono già 5 anni. Sì, tu sei venuta dopo, io sono venuto a maggio. Sì, perché aveva cambiato lavoro e allora dovevamo andare. Siamo venuti qui in Irlanda. Ok, domande, voglio sapere tutto. Si vede, c'è scritto. Si vede cosa? Qualcuno ha scritto si vede. Ci vorrebbe un biscotto. Guarda, è eccezionale, ragazzi. Ha detto che ci vorrebbe un biscotto in quel forno. Che ne pensi? Che ne pensi di forni tipo il... C'è un problema? Qual problema? Che succede? No. Ferma. Aspetta, guarda. Lascia. Attenzione, ragazzi, scusatevi. Mal di mare. Che succede qua? Sai perché mare. lo stavi tenendo? Allora, avete mal di mare? Ecco qua, si era spento. Tieni. Benissimo. Non premere questi due perché sennò si spegne. Ok, domande. Grazie. Ok, riprendi. Fammi leggere. Perché li hai fatti spaventare? Ok, sì. Che ne pensi di forni tipo il G3? Ferrari? È stato il nostro primo forno, te lo ricordi, Alice? Sì. Quello che usavamo a Milano. Ti ricordi? Ogni volta lo accendevamo, una centrale nucleare in America si spegneva perché assorbiva tanta elettricità, ti ricordi? Sì. Ecco, la dobbiamo utilizzare fuori al balcone, ti ricordi? Sì. Non ho intenzione di andare via, mai, ha detto Salvatore. Mi ricordo quando vedevo i tuoi primi video che parlavi di... adorare il parlavi di ardore e io mi domandavo che era sto ardore, poi ho capito guardando su internet. Ci siamo. Ciao, eccomi, ci siamo. Perché prima stavi dicendo c'è qualcuno. C'è una domanda, sì. È arrivato il coronavirus in Irlanda? Sì, è arrivato, ragazzi, purtroppo. Sì, Alice, ci siamo. Per caso qualcuno vuole un po' di pizza con la Nutella? Io? Alice, sei una regista bravissima, grazie. Ciao. Ciao, Alice. Da Rebecca. Ah. Ciao, Rebby. Alice. Ormai proprio il servizio pubblico a uso privato. È mio! Aspetta, Alice, a che ora vai a dormire? Domani non c'è scuola. Domani non c'è scuola, ragazzi. Aspetta, che giriamo la telecamera. E c'è la mia faccia perché io devo assaggiare. Ok, allora. Non voglio dire. È buona, no? Non l'ho ancora assaggiata. Assaggio, dai, prova a dire. Aspetta, se non ti piace, dillo. Ecco qua, la prova assaggio. Allora, Eddie. Devono sentire il crack. Eddie, ma la scuola ormai, quando stiamo in Inghilterra, che voi le scuole non le chiudono neanche sotto le bombe. Qua è stato deciso di chiudere. Vado a dormire a mezzanotte. No, vabbè, ma non esageriamo. Media conferenza qua. Sono le 10:38, ma finiamo e te ne vai a dormire. No, devo già trovare. Anzi, questa Nutella mi sa che ti passa la voglia. Ottima, provincia di Napoli. Ciao Alfonso, Filippo, via posta. Ciao Gigi, in questi giorni di quarantena le tue ricette ci stanno garantendo la pizza il venerdì sera. Grazie e buon appetito alla piccola. Grazie a voi ragazzi, per questo che ho fatto questo live, e farò un po' di video nei prossimi giorni, ricette più semplici per chi si cimenta proprio per la prima volta. C'è un'alternativa valida alla Nutella senza olio di palma? Che consigli? Edi, io quando tornavo dall'Italia mi portavo il... Questo? No, questo ci stava, olio di palma come se non piovesse.
fammi vedere, come se piovesse. E non è uno sponsor. No, non è sponsorizzato, non siamo Dio. Nocciole italiane, cacao magro, latte, burro di cacao, lecitina di girasole, aroma. No, pare che non ci sia. Ve l'ho detto. Pare che questa qua non ci sia olio di palma, ma noi non facciamo pubblicità, quindi lo mettiamo a posto. Ma avevo ragione. Avevo ragione, non c'è olio di palma, però non mi piace come la Nutella. Adoravo la Novi. La Novi secondo me è top, basta, troppo. Ma non ti piace? Mi piace, però non vuole più. Ah, ok, qua scatta la disturbata se non le piace. Ciao, devo andare a dormire. Ciao ragazzi. Nocciolata rigoni di Asia. Mi piace, però forse è un po' pesante. Vediamo. Mamma mia, mi sto mangiando alle 10.39 domani mattina, sai come. Questa diretta ha durato un'ora, 9 minuti e 56 secondi. Forse è arrivato l'ora di salutare. No. Come no? Ci sono altre domande! Va bene, mi sa. Risponderemo la prossima volta. Ciò conocella. Ma che pure merita, sì. Però qui Randa non c'è, se non sbaglio, c'è quel pan di stella bubidabada in Irlanda, perché ci sono le stelle nel cielo, basta, ecco qua, troppo zucchero. Che idro hai dato 65%, scusate, ma lì si trovano tutti i prodotti italiani? No, se ne trovano soltanto alcuni. Fate un unboxing. Dobbiamo farcela arrivare le cose, ma guarda, di sto periodo qua. Fornetto Pizza Linari, che ne pensi? Non lo conosco. Fate un unboxing di cosa? Per favore, mi metti il link nel commento oppure in chat, così provo a informarmi. Ovviamente non provandolo non posso dare un... Stiamo impazzendo, balletto. Dai, no, non distraiamo, facciamo queste ultime domande e risposte e poi... Ecco qua, ragazzi, forse darle la Nutella 3 minuti fa non è stata una grande idea. Lo zucchero. Ciao. È Lillo, sì, l'ho visto, è carino, è una bella alternativa. Insomma, è il metodo combo fatto forno. Come forno quale consigli? Ragazzi, forno di casa, più economico, se volete spendere poco c'è il G3 Ferrari, se volete spendere qualcosina in più a salire, poi ci sono le alternative, questi qua gas da esterni, oppure interno, tipo il P134F elettrico ed è interno. Buonissima idea, sì, fate un cook-off! A chi fa la pizza migliore a volo. E voi dovete fare i giudici. Dovete dire chi ha fatto la pizza migliore. Me o lui. Sta diretta sta andando a finire veramente male. Esatto. La quarantena ci sta andando in testa, lì. Vabbè. C'era un'altra domanda lì. C'è un'altra domanda. Edi, poi facciamo i conti con te domani. Ciao Gigi, qualitativamente che mozzarella trovi lì? Devo fare una domanda anche. Mozzarella alla fine, ragazzi, non è diversa dalla Galbani, dalla quella che si trova in busta, insomma, o quella che trovate all'Lidl, cioè la stessa. Quindi una mozzarella poco saporita, che va bene, insomma. Voglio, se non abbiamo visto la domanda di qualcuno e voi avete notato, ce lo potete per favore dire, così rispondiamo adesso? Sono gli ultimi secondi del video. Sì, esatto. Siete troppo forti, mi sto divertendo troppo. Alice è troppo forte, grazie. Sopracciglio. Dai. Aspetta, c'è un'altra domanda. È un po' che sto in quarantena e sto per sclerare. Noi ci siamo tappati in casa, non siamo ufficialmente in quarantena, però diciamo evitiamo di uscire. Metà, tipo tre quarti di quarantena. Alice, sono le 10.43, mi sa che è giunta l'ora. Stesura a pacchero, ci fai un mini tutorial. Ma ti sei perso prima, ho fatto la stesura a pacchero. Come si fa la stesura a pacchero, Alice? È come se prendessi un pezzo di Play-Doh
ragazzi, in condizione. Aggiungi il sapone. Dai, fai così. Ragazzi, andate, dai. Vabbè, chiudiamo questa diretta. Allora, un'ora in meno, qui sono le 11. Gio, sei un grande, no? Grazie a voi, ragazzi. Che dice Alice? Salutiamo. E vabbò, ci sarà tempo per fare un'altra diretta. Piangere. Ma solito il grill non si sporca? No, perché la pizza non deve mai toccare il grill. No, perché se la tocca fa così. Esatto. Come una nave spaziale che va nello spazio. Una nave spaziale che va nello spazio. Così. Ragazzi, la Nutella è stata una pessima idea. È stata una pessima idea, non la fermo più. Allora, ma c'era il... infatti, è impazzita. Sì, grandissimo Gigio. Uè, carissimo Sergio. Mamma mia. Saluta Sergio. Ciao Sergio. Ciao Sergio. Saluti a tutta la Sardegna. Saluti tutta la Sardegna. Bravissima, ecco qua. Merito della pizza, uranio e Nutella. Ma non lo so che c'era nella pizza, ma. Uranio e Nutella. Ma non lo so. Senta. Ciao amici, vedi? Vabbè, Alice, salutiamo, lasciamole andare a dormire, poveretti. Non hai letto questo? Che cos'è? No, l'ho letto, uranio. No, quello. Che bello vedere la piccola di casa. Aspetta, anche quello. Gigio, c'è il signor Sergio Mura, tra l'altro, salutato. Aspetta. Che succede? Che cosa vuoi intendere questo? Basta ragazzi, ormai è c'era l'ultima domanda che non hai letto. Ah, l'ultima domanda che non ho letto. Quando l'ultima fai la domanda. Prossima no, live? No. Quando facciamo la prossima live? Domani. Oh, ehi, calma. Domani. Ok, prossima domanda. Aspetta, c'è Salvatore. Comunque, per la salute mentale di Gigio suggerirei di chiudere il prima possibile. No, per favore, no. Alice è attaccata al live come i politici sono attaccati alla poltrona. Vabbè, allora Alice, adesso facciamola seriamente. Salutiamo. Salutiamo, ringraziamoli per averci seguito alla bellezza di un'ora e 16 minuti. No, seriamente adesso, con serietà. A domanda. Buonanotte, ciao, a dormire. Con serietà, saluti, lasciamo stare, facciamo finta che la Nutella non l'abbiamo mangiata. Allora ragazzi, è stato, ragazze, chiaramente, è stato un piacere. Era bellissimo. È stato un piacere. Ciao. Stare questa sera con voi. Abbiamo fatto un paio di pizze, metodo combo. Siete stati fantastici, ciao! Grazie a voi. Metodo combo, diciamolo, metodo combo. Metodo combo bombo. Bombo, vabbè. Ragazzi, è stato un piacere. Ciao e alla prossima. Come si fa? Ciao e alla. Aspetta, hai dimenticato Instagram, Facebook, Telegram. Ma ormai è troppo tardi, dopo un'ora. Vabbè ragazzi, seguitemi su Instagram come? Gigio Pizza. Su Facebook come? Impasti Fuga. Su Telegram? Gigio Pizza. Oppure cliccate su t.me/ Gigio Pizza. Sono sempre io. Ciao. Vabbè, commentate, lasciate un bel like. Ciao e buonanotte. Lasciate un bel like. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo video. Tu me l'hai ricordato di tutta sta roba? Aspetta. Ciao a tutti, buonanotte Alice. Dai, basta. Buonanotte. Ciao e alla prossima. Ciao.